tema delle pene è un tema sacrosanto. Ovvio che la cosa più importante intanto è la certezza della pena, la specie di Volossi in una cioè non è tanto la severità della pena quanto piuttosto la certezza, cioè meglio una pena di 10 anni ma che si sa che si fa piuttosto che un ergastolo che non si fa, quindi è più importante come deterrente la certezza piuttosto che la severità, però è un tema nazionale questo, cioè non è un tema locale fatalmente, a tutti piacerebbe poter intervenire a livello nazionale, io cambierei tantissime cose se potessi, però cioè, il problema è che non dipende dal comune la politica sull'applicazione della pena, sulla filosofia che deve essere alla base del tipo di pena da applicare, se deve essere una pena che recupera il carcerato oppure che è semplicemente punitiva, cioè, purtroppo non sono tematiche che possiamo affrontare noi a livello locale, ma lo dico con dispiacere, non perché, ecco, poi faccio questo ultimo così rapidissimamente, però il senso di urgenza, il signor Gatti portava un esempio dall'economia, dicendo che effettivamente il contrasto alla criminalità organizzata con le pochissime risorse che ha lo Stato diventa quasi inutile. È sbagliata l'idea del contrasto, però voglio dire, a me sembra che ci sia di cogliere un senso di urgenza che non è più procrastinabile, non si può più posporre. Cioè, cosa facciamo? Perché l'unica cosa da fare è veramente quella che poi pensiamo per i nostri figli, cioè ne andiamo da questo paese o ci vogliamo vivere? È ovvio che poi dopo bisogna anche pensare di intervenire non solo a livello locale e molti di noi penso che non abbiano nessun punto di riferimento a livello nazionale, perché lascia questo panorama politico, lascia tante persone senza la possibilità di avere un referente che sia credibile e che sia ragionevolmente sostenibile, però quello che possiamo fare a livello locale è limitato. C'era un altro intervento qua, quello degli interventi, quella che la gente parla, che voglio di fare.